Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto a Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco, benvenuto anche a te e benvenuti a tutti quanti. Senti, ma caro amico mio, ma ultimamente qualcosa ti ha colpito in particolar modo? Hai visto, sentito, sei andato da qualche parte? Che hai fatto di bello? Raccontami, va. Allora, sono andato a teatro a sorpresa a vedere uno spettacolo che peraltro neanche era preventivato di vedere, ma mi sono divertito tantissimo. Lo spettacolo, ecco qui, faccio vedere ciò che rimane del programma, uno spettacolo di teatro di Giuseppe Scoditti, che sarebbe il fondatore di Contenuti Zero, un gruppo di attori e musicisti, peraltro, molto attivo nei social. Lo spettacolo in questione si titola, già il titolo è meraviglioso, Paolo Sorrentino, vieni, devo dirti una cosa. Ed è uno spettacolo dedicato proprio al regista napoletano, con un racconto che, pur partendo dal mondo dello spettacolo, diventa una storia universale sulla forza dei sogni, sulla difficoltà, soprattutto per le nuove generazioni, di realizzare i propri obiettivi e le proprie ambizioni. Lui ne parla in questi termini: nel 2018 ho fatto un provino per un film di Paolo Sorrentino, spiega Scoditti, e non sono stato preso. Adesso vorrei dire delle cose a Paolo, tutto quello che non gli ho detto dopo quel no. Questo spettacolo nasce esclusivamente per questo motivo ed è uno spettacolo divertentissimo, dove c'è dentro musica, dove c'è dentro proprio capacità attoriale e registiche, dove c'è dentro anche un corto. Io voglio dire semplicemente che ci hanno dato all'ingresso questo programma, appunto, dove c'era scritto questo: gentile spettatore, grazie per essere venuto a vedere questo spettacolo. Ti voglio informare che ad oggi Paolo Sorrentino non è ancora venuto. Come in ogni replica, anche stasera è stato invitato e, come sempre, ha dei posti riservati a suo nome. Poiché io dal palco, accecato dalle luci, non vedo la platea, se Paolo Sorrentino dovesse essere venuto, chiedo a te di non annunciarmelo, gridarmelo o di chiedergli selfie durante lo spettacolo. Se c'è, lo voglio sapere solo alla fine, così da potergli dire liberamente tutto ciò che ho da dirgli. Grazie per la tua comprensione. Buona serata. E inizia lo spettacolo. Uno spettacolo meraviglioso che consiglio a tutti di vedere, peraltro, dove c'è all'interno. Non vi spiego perché sennò è veramente spoiler. Un tributo niente proprio di meno che a Sergio Endrigo. Io ti ricordo, Massimo, che ho avuto la fortuna di suonarci un anno con Sergio Endrigo, e quindi per me è stato doppiamente una sorpresa tutto questo. Vedetelo. So che in questo momento Scoditti è in giro, in tournée. Andatelo a vedere tutti perché è veramente sorprendente. Forse il termine giusto è sorprendente. E Beh. invece, tu, caro Massimo, che cosa ti sei andato a gustare in giro per sale, platee, a casa o dove ti pare a te? Allora, curioso perché non vedevo un film di Sofia Coppola da tanti anni. Curioso anche di vedere finalmente uno spaccato sulla vita di Elvis Presley, ma non dal punto di vista di Elvis, The Pelvis in the Memphis, ma dal punto di vista della famosa moglie, la Priscilla Presley. Infatti, il film di Sofia Coppola sta brevissimo nelle sale, che si chiama proprio Priscilla, e è tratto dalle memorie della Priscilla Presley, scritte nel 1985 col titolo Elvis and Me. Allora, devo dire che la storia, ve la faccio in 448, i due, Elvis e questa ragazza, la Priscilla, si incontrano ad una festa in Germania durante il servizio militare di Elvis. Lei è giovanissima, minorenne, e incominciano a frequentarsi. Lui si innamora in maniera folgorante di lei, ma altrettanto lei di questo mito già della musica. Comincia la frequentazione e poi lei, quando lui le dirà che la vorrà sposare, andrà a vivere nella famosa Graceland, che diventerà, ahimè, per lei la gabbia dorata, perché sarà rinchiusa e reclusa in questo posto, e dove ne subirà di ogni tipo e di ogni, diciamo, peculiarità particolare da parte di questo grandissimo Elvis, mito della musica, perché non è stato proprio un grandissimo marito, proprio di quelli che noi tutti potevamo ben immaginare. La peculiarità, e chiudo qui, quindi vi do anche poi, diciamo, questo in là, visto che parliamo di note, per andare a vedere questo film al cinema, è che nel film non c'è una canzone di Elvis Presley, ma perché non hanno dato i diritti per l'utilizzo delle canzoni. Ma la cosa carina qual è? Che a parte pezzi famosi degli anni 50, anche qualche pezzo un po' più in là nel periodo rispetto a dove è ambientato il film, che
che comunque ci sta sempre bene, perché la Coppola già l'aveva fatto con Maria Antoinette e con altri film nel suo carnet registico, ma si ascoltano delle musiche, diciamo, non originali, perché questo gruppo, il Phoenix, ha scritto dei pezzi dove ha arrangiato in maniera particolare, tipo per arpa, per clavicembalo, le canzoni Love Me Tender, quindi si sentono e non si sentono, le percepisci e non le percepisci, e accompagnano i momenti un po' più, diciamo, tragici o comunque un po' più intensi del film, facendo capire che comunque Elvis c'è, si sente, ma non viene fuori in maniera preponderante, perché comunque il principio è Priscilla Presley. Può essere interessantissima lo stesso come soluzione, cioè di farlo entrare o come cover, perché poi alla fine di quello si sta parlando. E allora, ultimo applauso ai due attori, a Jacob Elordi, che è amato dalle fanciulle di tutte le età, che fa Elvis Presley, altissimo, è quasi 2 metri, e Priscilla Presley è interpretata da Kaylee Spiney, questa attrice bravissima, che devo dire fa una Priscilla impeccabile. Quindi al cinema. Ok, grazie a tutti, grazie Massimo, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao Marco.